Direi che l'orario è perfetto, quindi una volta tanto siamo assolutamente precisi. Io ringrazio voi, anche se vedo che i limoni in questo momento... Limoni e gadget attraggono sicuramente più del discorso inaugurale. Beh, quindi oggi diciamo, è l'occasione per confermare una vocazione che diciamo, già da qualche anno vedeva Bimercate impegnata con le casette dell'acqua, quindi distributori di acqua che diciamo, viene un po' trattata per essere più gradevole al gusto, sia in termini di acqua gasata ma anche in termini di ulteriore purificazione dell'acqua liscia. Da chiarire intanto che l'acqua dell'acquedotto di Bimercate, oltre a essere costantemente sotto controllo, è un'acqua potabile particolarmente buona, e questo lo dice anche chi assaggia le acque degli acquedotti in giro per la Lombardia. Quella di Bimercate sembra essere particolarmente gradita. Io stesso la bevo l'acqua del rubinetto e la trovo buona, quindi di questo possiamo essere piuttosto sicuri. Abbiamo l'evidenza che vengono effettuati controlli, vengono effettuati campionamenti con regolarità, quindi qualsiasi situazione che richieda attenzione viene immediatamente gestita, quindi di questo possiamo essere assolutamente tranquilli. Brianza Acque, che è il nostro gestore del servizio idrico integrato, quindi gestisce per conto di tutta la provincia di Monza e Brianza sia l'acquedotto che la parte poi che riguarda le fognature, è anche un partner per quanto riguarda poi gli interventi di assetto idrogeologico, che pur non rientrano nelle sue competenze, però ovviamente avendo a che fare con l'acqua, sia quella che viene erogata che quella che viene recuperata, anche tutte le tematiche di gestione delle acque meteoriche in qualche maniera investono anche Brianza Acque, che si fa carico diciamo mettendo a disposizione le competenze e anche le possibilità che abbiamo. L'acqua è sicuramente una risorsa preziosissima per le comunità, credo che l'intenzione comune dei comuni e del gestore sia quello di preservare questo valore, perché sappiamo, viene detto più volte, ma è un'evidenza concreta, che sull'acqua c'è anche un interesse economico, per cui dobbiamo far prevalere l'interesse della comunità, del bene comune, sull'interesse economico, pur dovendo prevedere ovviamente tutti quei meccanismi che ci consentono di renderla gestibile. Quindi io, prima di procedere col taglio del nastro, che ovviamente è un taglio che simbolicamente riguarda sia questa casetta dell'acqua che l'altra che abbiamo ripristinato in piazza Marconi, quindi sono i due distributori di acqua trattata che avevamo già sul territorio che adesso ripristiniamo, stiamo lavorando anche per aumentare il numero delle fontanelle che già ci sono in giro, quindi per aumentare anche la possibilità di godere dell'acqua. Questa, per una questione anche tecnica, fin tanto che non avremo gli erogatori a posto, ne potrete fruire gratuitamente. Nel momento che gli erogatori delle chiavette saranno disponibili, in realtà bisognerà procurarsi la chiavetta e avrà un costo diciamo, molto limitato, quindi sarà intorno ai 5 centesimi al litro, quindi ci permetterà comunque di avere acqua di buona qualità, trattata, gasata, e poter evitare di far circolare la plastica, che è sempre comunque un problema. Lascio la parola ad Enrico. Grazie Sindaco, buongiorno e benvenuti a tutti. È un momento particolarmente significativo, lo sono tutti i momenti di inaugurazione delle casette dell'acqua, perché è un'iniziativa alla quale teniamo molto. Come diceva il Sindaco, l'acqua di Brianza è un'acqua buona, l'acqua di Brianza è un'acqua particolarmente controllata, noi ogni mese facciamo i controlli ai serbatoi, facciamo un controllo alle rete e pubblichiamo i dati di questi controlli. Ecco, io vi invito, quando tornerete nelle vostre case, certamente avete nelle vostre case una bottiglia d'acqua sia in plastica o magari anche in vetro, a provare a leggere sull'etichetta qual è la data di pubblicazione dell'ultima analisi. Se va bene risale a un paio di anni fa, non perché le case che imbottigliano e vendono l'acqua facciano le analisi ogni 2-3 anni, perché hanno dei protocolli che sono pari ai nostri, però è una questione anche di trasparenza e responsabilità pubblicare quasi in tempo reale quelli che sono i dati effettivi dell'acqua che noi consumiamo. Noi questi dati li pubblichiamo tutti i mesi e quindi credo che sia particolarmente significativo. Dopodiché, lo diceva il Sindaco, Brianza Acque è una società pubblica, è la società dei sindaci, certamente sì, perché i sindaci sono i soci, vengono in assemblea e approvano i bilanci, ma è soprattutto l'acqua di tutti è soprattutto la società di tutti i brianzoni. E quindi siamo noi proprietari di questa grande risorsa, grande azienda, e siamo anche orgogliosi che questa azienda sappia lavorare bene.
lo diceva sempre il sindaco, questa è una delle due casette che oggi inauguriamo, abbiamo deciso di far pagare l'acqua 5 centesimi al litro, che è un costo assolutamente simbolico e politico, ma per dare un significato importante all'acqua, che è una risorsa preziosa, che non va sprecata, perché tutto quello che è gratis, a tutto quello che è gratis si dà un po' un'accezione di vabbè, insomma, vale poco. In realtà non è così. Questa è una risorsa preziosa, è una risorsa a chilometro zero, perché in realtà si può venire anche a piedi in bicicletta a prendere quest'acqua, non c'è bisogno di conservarla per tanto tempo, tanto ce n'è a disposizione, costa molto meno dell'acqua che si prende al supermercato e soprattutto noi oggi vi regaleremo una bottiglia di vetro che è riciclabile e quindi potete utilizzare, non dovete più andare al supermercato nei negozi e quindi diciamo fare la fatica di portare le bottiglie di plastica e soprattutto queste bottiglie di plastica, ce ne sono 350.000 ogni mese che girano sul nostro territorio, che sono trasportate, quindi la plastica già in sé ha un potere inquinante, perché ovviamente come si sa la plastica la si crea dal petrolio, insomma, che non è certo una fonte pulita, e soprattutto le bottiglie di plastica vengono trasportate dai tir. In lungo e in largo nella nostra penisola ci sono vagonate di tir che la percorrono e quindi trasportano queste bottiglie, che sono il più delle volte stoccate nei piazzali dei supermercati, quindi sono anche soggetti agli agenti atmosferici, certamente l'acqua, ma in particolar modo il sole, e quindi possono esserci anche dei residui della plastica nell'acqua. Ecco, con questo è assolutamente scongiurato. Noi ci teniamo, perché ormai di casette dell'acqua ne abbiamo posizionate tante sul territorio, questa è la 63esima, la seconda che avete è la 64esima, e hanno un grande successo per una serie di ragioni, anche quella economica, in un contesto nel quale c'è un po' anche di difficoltà economica, risparmiare nell'acquisto dell'acqua al suo significato, ma soprattutto per l'aspetto ambientale, che noi cerchiamo di sviluppare attraverso una serie di progetti. Uno è la casetta dell'acqua, uno è lo abbiamo portato la creazione di un fumetto dedicato alle scuole elementari, perché è dai bambini che bisogna iniziare a fare una cultura positiva per insegnare loro che è una risorsa preziosa l'acqua, è una risorsa della quale noi, se volete, abbiamo una percezione quasi di risorsa inesauribile, perché basta aprire il rubinetto di casa, in qualsiasi momento ce l'abbiamo. In realtà è così per noi, ma non è così per tutto il mondo. Nel mondo ci sono 750 milioni di persone che non hanno l'acqua potabile a portata di mano, penso ai paesi africani, ma non solo, anche ai paesi asiatici, e ci sono oltre 2 miliardi e mezzo di persone che non hanno neanche i servizi igienici, e quindi diciamo noi viviamo in un contesto particolarmente fortunato. Oltretutto viviamo in un contesto fortunato, abbiamo delle fonti che sono meravigliose e erogano acqua buona. Abbiamo tante società pubbliche che in Italia fanno un servizio efficiente di controllo e di distribuzione, e nonostante questo noi siamo il terzo paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia. Insomma, questa la dice lunga del fatto che, come diceva il sindaco, noi siamo un po' condizionati anche dalla pubblicità, perché insomma è uno studio che lo dimostra, nelle nostre televisioni passa ogni sorta di pubblicità, ma la pubblicità maggiore che passa in televisione è quella delle automobili, la seconda pubblicità è quella delle acque in bottiglia. Non è un caso che le acque in bottiglia sponsorizzino anche le squadre di calcio, sponsorizzino la nazionale. Io non sono contrario alle acque in bottiglia, anche perché insomma poi è bene che uno scelga, però dare un'alternativa che sia un'alternativa anche ecologica è particolarmente una vocazione per le amministrazioni pubbliche e per le società pubbliche. Voglio chiudere lanciando, diciamo, un possibile progetto all'amministrazione comunale. Noi abbiamo una bella casetta, abbiamo anche un monitor nel quale pubblicheremo anche l'analisi dell'acqua, quindi potrete verificare anche l'analisi di questa casetta. Abbiamo dei lati di questa casetta che sono dei lati che presentano un'iconografia delle bolle, ma che può essere arricchita. Arricchita da cosa? Dalla possibilità di mettere dei disegni dei bambini. Perché? Perché a volte quello che sono le iniziative pubbliche sono vandalizzate dai graffiti. A volte i graffiti sono anche belli, per l'amor di Dio, ma a volte sono proprio degli scarabocchi o fatti per deturpare ciò che è pubblico. Ecco, voglio lanciare questo progetto all'amministrazione comunale. Potreste coinvolgere i bambini delle scuole materne piuttosto che delle scuole elementari,
far realizzare loro dei disegni, noi potremmo produrli su una pellicola e queste pellicole affiggerle su questa casetta, in modo che diventi proprio la casetta dei bambini, che poi è anche la casetta dei genitori, la casetta dei nonni, la casetta degli zii, proprio la casetta di una grande comunità. Insomma. Ottima idea. Spero che questo progetto si possa realizzare per questa, per la seconda casetta. Già mi hanno chiesto, sì, però, insomma, siccome noi abbiamo un territorio esteso, perché non pensare di collocare altre casette? Ben venga, insomma, facciamo una cultura positiva, quindi chiedetecelo. Tutto sommato noi siamo un'azienda che ha anche qualche risorsa, visto che siamo anche capaci di gestire bene il bilancio, e quindi sicuramente riusciremo anche a collocare ulteriori casette in altre zone del territorio. Quindi adesso faremo il taglio del nastro inaugurale, faremo un brindisi con il sindaco, tra l'altro c'è una novità, vi mercate, perché faremo il brindisi con l'acqua ma anche con i limoni biologici, che è proprio una novità assoluta, non l'abbiamo mai fatto. Quindi grazie mille, e poi il brindisi lo faremo ovviamente con tutti voi. Abbiamo preparato anche dei gadget, come dicevo, sia il fumetto, le bottiglie di vetro, ma anche delle borraccette in plastica che potete portare anche nelle vostre gite in montagna o al mare, e soprattutto, insomma, dare magari anche ai bambini, che se la possono legare alla cintura e quindi utilizzare anche quando vanno in giro in bicicletta, all'oratorio, in comune, piuttosto che a scuola. Quindi grazie a tutti, e adesso procediamo con il taglio. Perfetto, sacrifichiamo il nastro, benissimo, grazie veramente. Adesso facciamo un brindisi anche, esatto. Facciamo, se diciamo che l'acqua è buona, almeno la dovete fare da cavi, esatto. Gasata naturale, gasata, esageriamo. Io metto dentro il limone. Anch'io. Anche l'assessore, venga. Maurizio. Salute a tutti. Salute. Alla casetta dell'acqua e all'acqua. È decisamente buona. Una bottiglia di limone. Un bicchiere. Ottimo.